Sono Christa Bianconi, presidente dell'associazione Open Land Onlus. Ho anticipato la mia venuta in Tanzania per organizzare le ultime linee guida del progetto Kitua e permettere ai miei colleghi di lavorare al meglio. Il mio compito è quello di organizzare le cose alle persone che hanno delle capacità, delle nozioni tecniche, che io purtroppo non ho, di mandarle in questi territori dove c'è bisogno, quindi tecnici ortopedici nel preciso, ingegneri, documentaristi che facciano vedere quello che noi stiamo facendo. E questa è la cosa fondamentale, perché non può essere solamente un progetto scritto sulla carta. È importante che voi vediate quello che realmente si va a fare e che voi realmente vediate la realtà in cui noi andiamo ad operare. Thank you.
Jaise è vecchio un cleaner. Vecchio un cleaner. Aspira no. Polvere. No. Ne vede il compresso. 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 Zero. Compresso. Compresso. Meno male che ci abbiamo un giovanotto al gusto. Beviamo tutto, dai. È sempre quelli d'orologio, eh. Ma più hai un sacco di cose. Piano, mi raccomando. Tuo è nato grazie al lavoro caparbio di un padre francescano, Angelo Simonetti, ha messo su questo centro, in un luogo che lui ha scelto proprio perché le problematiche fisiche di questi bambini portavano al problema di dover sopportare dei gessi per lunghi mesi durante l'anno e la terra africana è calda, mentre lì al centro Kitua, a 1400 metri d'altezza, c'è una temperatura che permette a queste creature di poter sopportare dei gessi per uno, due, tre mesi anche. Vedere bambini che non possono muoversi per lunghi periodi è sofferenza. Il centro è costituito principalmente dalla sala operatoria, che è il fulcro di questo centro, dove i bambini che soffrono di deformità agli arti vengono operati. C'è la fisioterapia, c'è l'officina ortopedica, dove operiamo noi per fare le protesi e le ortesi. Ci sono i campi, c'è l'allevamento degli animali.
circomprensorio, dove la stessa gente del villaggio può andare là per chiedere aiuto. C'è lo studio dentistico, dove non vengono solamente tolti i denti, ma vengono realizzate anche le protesi per poter mangiare. Questi bambini stanno bene perché intorno a loro c'è una struttura, ci sono le suore che fanno un lavoro meraviglioso, gli stessi frati, e per quanto c'è la volontà di poter aiutare tutti, purtroppo non si può, perché i mezzi sono limitati. La vera forza del centro chi tuo sono i bambini. Bambini che quando arrivi ti corrono incontro, pur strisciando, camminando sulle ginocchia. Quando ho visto questi bambini giocare con la telecamera, mi sono accorto che non ero più io che guardavo loro, ma erano loro che guardavano noi. Ci davano quello di cui noi avevamo bisogno, il loro sorriso. Sei tu quello lì, eh?
Sono mico io, sono quello, quello sei te? Eh sì? Wewe! Eh sì? Allora, guarda così. Guarda così. Ciao.